come strano il calcio. Un gol al 94esimo proietta lo spontricciolo al comando della graduatoria inaspettatamente. Il Perticara diviene il nuovo fanalino di coda, eppure in campo il divario non si nota affatto. Anzi, lo spontricciolo nel primo tempo risulta non pervenuto per stessa missione dei dirigenti presenti in tribuna. Nella ripresa, la favola casa dai parlanti viene spezzata da un rigore e un gol nell'extra time, con la società di casa che fa sapere di non gradire l'ennesima direzione arbitrale contro, specificando in maniera corretta che la Perticara calcistica merita maggior rispetto. Alla vigilia anche un match tinto di rosa, due infatti le presidentesse, da una parte Gloria Franceschetti, dall'altra Daniela Palumbo. Il miglior attacco del campionato non produce frutti e il Perticara, dopo un quarto d'ora di studio, esegue il primo squillo della gara. Bardi davanti a Benedetti, manca in fatto di freddezza. Dal corner Cedini impatta ottimamente il pallone, non trovando però lo specchio della porta. Stessa cosa dicasi poco dopo per Averardi. La manovra insistita dei padroni di casa non reca patemi a Benedetti, anche in questo caso chiamato una comoda parata sul colpo di testa di Bardi, il quale diviene protagonista al minuto 41. Il suo pallonetto scavalca Benedetti e quando tutto lo stadio è pronto ad urlare al gol, la traversa nega gloria personale al numero 4. Il replay ci mostra meglio se il pallone abbia oltrepassato la linea di porta. Padronanza territoriale a cura del Perticara, ma produzione sterile. Qui Girardi non riesce a girarsi come vorrebbe, mentre al 45esimo i locali protestano per un dubbio fallo di mano, non concesso dal direttore di gara. Il replay ci aiuta meglio a capire la situazione. Non a caso a fine primo tempo vengono chieste spiegazioni al direttore di gara. Nella ripresa lo spontricciolo gioca da perfetto attendista, il Perticara avanza e quando Girardi sembra trovare la direzione giusta con tanto indicazione verso lo specchio della porta, Benedetti si dimostra signor portiere in uscita. Finalmente arriva l'acuto della nuova capolista, il tiro a giro di Meluzzi serve a dare una scossa ai suoi, anche se i maggiori pericoli continuano ad essere a cura del Perticara. La punizione di Manenti si spegne di poco alta, a quarto d'ora viene allontanato per proteste Franceschetti dalla panchina, mentre al 25esimo il neo entrato a casa dei parlanti giustifica come mai tanta fiducia a un 57enne. Primo pallone toccato, stop e intelligenza calcistica in occasione del gol, da vendere sicuramente alla bancarella. I coro siamo venuti fin qua per vedere segnare Relà, in questo caso è giustificato. Da palla 2 Spontricciolo pericolosissimo con un assist favorevole, ma Brisicotti alza la mira. A demurarlo ci pensa anche il neo entrato Fabri, poi diverrà protagonista. Ma al 37esimo arriva il penalty concesso agli ospiti. Da punizione di Brisicotti, gomito sulla conclusione di Mohamed, viene ritenuto punibile. Il replay ci mostra appunto il colpo avvenuto in area di rigore. Dagli 11 metri Capriotti gela l'ex Sant'Arcangelo Cesario, 1-1. Il finale diviene da cardiopalma. A Cedrini capita il match point sulla testa, ma la sfera viene messa incredibilmente sopra la porta difesa da Benedetti. A questo punto entra in scena la classica regola calcistica: ad ogni gol mangiato spesso corrisponde un gol subito. Contropiede dello Spontricciolo che vede il protagonista Fabri, che scodella al centro un invito a nozze per Capriotti, che ringrazia. Al 94esimo lo Spontricciolo diviene nuova capolista del girone H di prima categoria. L'esultanza è incontenibile. Meno per i padroni di casa che spediscono l'ultimo pallone alle stelle, decretando il successo esterno colorato da questo abbraccio finale tra Brisigotti e Caprioli e con le proteste di un Perticara che appunti avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più.